Ciao a tutte e a tutti quelli che mi seguono. Siamo al 7. Vediamo. Ancora niente di azzurro. Stavo parlandone ieri con Federica. Niente di azzurro. Non so che cosa ho fatto di male nella vita per avere solo rossi e rosa. Però va bene, non è un problema. Forse sono più avanti. Non lo so. Tra l'altro si è avuto anche verde effettivamente, però niente di azzurro veramente. Abbiamo il progetto 22 con le Bau Preziosa, le pellet. Questa qui appunto è si chiama la piuma, ok. Della Tricatma Tubo, sempre nello stesso colore mi arrivano. Queste sono delle Opids. Queste sono Rokai, misura penso sia 11,0 e 8,0. Non ho idea di cosa possa essere. Potrebbe essere un anello? Potrebbe essere un pendente? Chi lo sa, adesso lo scoprirò. A dopo. Eccoci qua. Abbiamo creato anche l'oggetto del giorno 7. Devo dire che mi piace parecchio, però devo ancora capire qual è l'idea per attaccarlo. Voglio capire se passa uno dei miei gancetti attraverso la tricat e se passa me la tengo così. Però non ho staccato il filo perché appunto voglio capire se mi conviene fare un cappietto sopra di qualche tipo. Quindi l'ho lasciato così. Voi cosa dite? A me sembra proprio carino come pendente. Se avessi abbastanza perline, lo farei anche come orecchino. E devo dire che avendo delle Bau di mio e tutte le altre perline, potrei anche pensare di farlo. Al posto dei tricat, volendo, posso usare anche dei cipollottini, che viene carino comunque, secondo me. Magari me ne rifarò un paio di orecchini per me. Non so, hanno un che di tribale, mi piace, veramente. Non so cosa. Anche la piumetta non mi dispiace in sotto. Questa piuma finta, appunto. Molto molto carini, secondo me. Carino perché è un pendente. Misura, non so, vi faccio vedere la differenza col cotto di Fireline. Ed è così. Non è tanto grande quindi. Però insomma. Direi carino, ecco, non so come si veda con la luce perché purtroppo, ecco, forse questo è il colore un po' più veritiero, però è già buio e purtroppo non riesco a farvi una luce migliore al momento. E queste sono le perline che ho avanzato. Le metto via tutti i giorni, poi dividerò alla fine del calendario. In realtà stavo guardando che ho ancora tutti gli avanzi dell'anno scorso, li ho ancora divisi in bustine. E una volta o l'altra dovrò prendere o buttare via o cercare di recuperare alcune di queste perline perché veramente queste per esempio le Bau le ho esattamente in questo colore quindi le potrei semplicemente mettere assieme vediamo che sono qua le mie Bau una e in realtà appunto le avevo quasi finite. Perché le avevo usate per fare un pendente, quindi adesso ne avrò due. Bene, vabbè, io vi saluto, ci vediamo domani col prossimo video. Ciao ciao!